Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Era da tantissimo che non iniziavo un vlog dal letto direttamente, quindi oggi siamo proprio pigri e iniziamo così. Non so che facciamo in questo momento perché mi sono letteralmente appena svegliata. Ho alzato la tapparella, cioè ho aperto la tenda e ho preso la batteria dal caricabatterie della videocamera e questo è quanto. Quindi scusatemi la faccia. Ho la maglia del mio fidanzato che finalmente tra 4 giorni e qui sono molto felice. A proposito, dobbiamo fare delle cosine in giro per il centro oggi perché devo assolutamente andare a spedire due pacchetti. Se non sbaglio, ne uno da ritirare, a meno che la consegna non l'abbiano posticipata per domani, perché qui con le consegne i pacchetti continuano ad essere un disastro. Non so in Italia, ma qui dal Covid penso che tanta gente abbia iniziato ad ordinare online quando prima non lo faceva, non lo so, comunque è un disastro. Sto aspettando in realtà anche un'altra consegna, però tra oggi e domani, quindi non è detto che arrivi oggi, lo spero perché ogni volta che devo uscire mi arrivano 500 pacchetti. Quindi sì, ci sono delle cosine che devo fare in giro per il centro, quindi approfitto oggi per filmarvi un vlog così posso portarvi con me. Tra l'altro devo dire veramente senza vergogna ormai, 14 anni che faccio video, ma vi faccio vedere anche con l'apparecchio trasparente, insomma quello che devo tenere la notte, ok? Cioè veramente. Sto guardando questo tempo, ragazzi, io non so se voi dall'Italia lo sapete, ma qui ci sono sui 14-15 gradi di giorno e sui ieri sera, quando sono andata a dormire, c'erano 7 gradi fuori, tipo 9, temperatura percepita 7. Quindi qui calcolate le temperature di primavera inoltrata, ancora non sono arrivate purtroppo, quindi anche oggi non vi scandalizzerete, spero, se mi vedrete con il cappotto. E questo è il tempo, che non è un granché oggi. Ahimè, ma almeno non piove. Adesso è meglio che io mi alzi perché ci sono due gattoni affamati là fuori, oltre la porta. Sì, buongiorno, buongiorno, volete la pappa per caso? Per caso? Sì? Quanta pappa? Tanta! Ok. E muoviti, mi sta dicendo. Sì? Gattoni felici e contenti, buon appetito gattoni. Denver che si ingozza come al suo solito. Mangia piano Denver, altrimenti mi vomiti tutto in giro per casa, grazie. Devo sempre dargli delle razioni di crocchette piccolissime, perché se gli do troppe crocchette si ingozzano e vomitano. Allora, io adesso vi chiedo un consiglio serio, ragazzi. Allora, questa è la situazione del mio bagno. Ogni mattina, cioè questo è il disastro, non so se si vede, questo è il disastro, cioè che gatta Stellina combina ogni notte. Cioè io vado a dormire, il bagno è pulito, mi sveglio e c'è sabbia ovunque, ovunque. Spero si riesca a vedere perché c'è praticamente tutto il sentiero che poi gatta Stellina fa per uscire. A lei piace un sacco scavare nella lettiera per un qualche strano motivo e poi la sabbia le rimane anche tipo attaccata sotto alle zampe se la porta in giro. Ho provato quei tappetini che dovrebbero intrappolare la sabbia, ma in realtà non hanno una grande funzione, cioè nel senso perché stanno lì e quindi ok, lì la sabbia rimane intrappolata, ma poi la sabbia in tutto il resto del bagno c'è comunque, quindi se avete un'idea, un consiglio su come evitare ciò, fatemi sapere perché è veramente, veramente un disastro questo bagno ogni mattina. Oggi non è neanche troppo malaccio, ci sono giorni in cui c'è proprio, ci sono le dune del deserto della lettiera dei gatti qua dentro, quindi so che non è bellissima come cosa, adesso pulisco, ma se avete un consiglio mi date una mano davvero. Ho rifatto il letto dopo aver lasciato arieggiare un po' la stanza. Queste sono le lenzuola di Shein, 100% cotone, le adoro. Non so poi se vi ho fatto vedere in realtà tutti i fiorellini. Questa dovrebbe essere di colore viola. Non so se esistono rose di colore viola, apparentemente così me l'hanno venduta. Lo scopriremo presto perché ha tantissimi piccoli buboletti, e questa onestamente non ricordo che cosa sia, spero fiorirà. Ho preso un sacco di gerani
e un sacco di altri fiori di cui non conosco i nomi. Ci sono due rose, due ortensie e gli altri non li conosco, e purtroppo non mi avvicino, non vi faccio vedere la mia pianta carnivora perché purtroppo è venuta a mancare. Dopo un anno purtroppo non le ho aggiunto acqua distillata, non sta piovendo da troppo tempo e quindi me ne sono accorta ieri e sono molto provata da questa cosa, però sì, insomma, sono contenta che il terrazzo sia finalmente fiorito. Ho appena finito di fare il mio trucco molto molto naturale, non ho utilizzato ombretti, solo un po' di mascara illuminante e rossetto. Oltre alla base rossetto ho utilizzato sempre quello nude di Chiara Ferragni, che ragazzi, io lo adoro talmente tanto che l'ho quasi finito. Tanto per farvi capire, guardate quanto me ne rimane. Fondotinta ho applicato quello di Sensai, che tra tutti quelli che ho, ovvero tra tutti quelli che ho testato ultimamente, se mi seguite su Instagram e su TikTok lo sapete, questo è quello che contiene più olio. Ma, e io ho la pelle mista, ma fuori c'è molto vento oggi e sento la pelle particolarmente secca, quindi in queste giornate vedo di sfruttarlo così, perché altrimenti non lo uso più dopo aver visto quanto olio contiene. Ma anche un SPF 25, che non fa mai male, anche se nuvoloso fuori non c'entra, io ho bisogno del mio SPF. Mascara invece ho applicato quello di Rem Beauty, ragazzi, che per me continua ad essere un me, cioè non è niente di speciale questo brand. Il mascara, ok, non fa grumi, però non è che allunghi tantissimo le ciglia, non le volumizza praticamente per niente, però insomma, già che l'ho aperto lo sto usando, ma non sarà mai il mio mascara preferito, poco ma sicuro. E questo è il look di oggi, anche oggi cappottino, ragazzi, perché qui fa freddo. Jeans skinny, anche questi, no, questi sono di Stradivarius, e poi ho le mie ballerine, quelle di Miu Miu, oggi senza nastrini, proprio solo la ballerina, le adoro perché sono comodissime. Il cappottino è di Zara e la borsa è la mia mini? No, sì, mini di Chanel in questo bellissimo colore che più o meno un nude si abbina alle scarpe. Qualche ripresina di Amsterdam, che so che vi piacciono tanto. Nel frattempo sono passata anche alla rosticceria ed ho preso la pasta al forno per stasera, ma ve la farò vedere dopo. E sto andando a spedire questi due pacchetti e la passeggiata è stupenda. Ma che meraviglia. Oggi c'è pochissima gente in giro perché durante la settimana la città è vuota, ma forse così me la godo ancora di più. Quanto è bello questo canale, ogni volta che ci passo mi fermo, che è troppo carino qui. Questo caffè è stupendo qui sul canale. In generale è proprio stupendo qui, è bellissimo. Negozietti super turistici. Questo è l'Amsterdam Cheese Museum, che in realtà è un piccolo museo di per sé del formaggio. Vi lascio immaginare l'odore che c'è già da qua. E qui c'è anche l'Amsterdam Tulip Museum. Ci sono un sacco di bulbi diversi di tulipani, ma vi consiglio piuttosto di andare al Flower Market. Pacchetti spediti, adesso vado un attimo in cartoleria e al supermercato e mi godo la passeggiata. Sono al supermercato, voglio fare la spremuta, questa è la macchina, ma mi servono due mani perché devo aprire la scatola e mettere le arance là dentro. Ok, ragazzo, mi ha aiutato questo ragazzo gentilissimo, ha lanciato tutte le arance lì ed ecco la nostra spremuta. Sono io, che mi dimentico sempre la borsa per quando vado al supermercato e poi mi rifiuto di comprare quella in plastica, quindi questo è il risultato. Tornata a casa, ho trovato questa busta da Saint Laurent, che me la lasciano in giro, vabbè, e poi questo pacco gigante, pesantissimo, ma penso di sapere di che cosa si tratta ed è per una futura collab. Continuo ad essere allibita dal fatto che i corrieri entrino e lasciano i pacchi così, un po' ovunque dove capita qui nell'atrio, perché già me ne hanno rubati diversi, quindi io non ho parole.
Novità per quanto le mie borsette, sto vendendo questa piccolina rosa, la mia, il mio wallet on chain rosa, perché non lo metto mai ed ha questo problema di color transfer sul retro e ci sono anche dei mini segni che non si vedono in realtà adesso in videocamera. Sì, non la metto mai ed è un peccato tenere borse che non metto mai, non ha veramente senso, quindi ho deciso di venderla. Il bello è che nonostante io l'abbia usata per tipo 6 anni, la sto vendendo al doppio del prezzo di quanto l'ho pagata. Chanel, per quanto riguarda gli investimenti, sono imbattibili. Spacchettato quel pacco gigantesco, è pesantissimo e si tratta di un nuovo robot aspirapolvere, ma vi farò vedere tutto appunto nel video in collaborazione. Naturalmente devo ancora spacchettare, provarlo, eccetera eccetera, ma so che è tipo top nel mercato, quindi dovrebbe essere fantastico con i peli di gatto. Che tra l'altro non mi ricordo se ve l'avevo raccontata questa cosa, penso di sì, perché in realtà avevo già collaborato più di una volta in realtà con brand di robot aspirapolvere. L'ultimo però con cui avevo collaborato era fantastico, cioè avevo letteralmente appena collaborato, era nuovissimo. Che cosa ha pensato bene di fare gatto Denver? È andato sotto il divano, ha fatto la cacca sotto il divano, io non me ne sono accorta, avevo ancora il divano vecchio. Adesso per fortuna ne ho uno sotto cui non possono andare, vi faccio vedere perché è troppo basso. Ok, adesso per fortuna non possono nascondersi sotto il divano, ma tu gatto Denver aveva fatto la cacca sotto il divano. Io poi tranquilla ho acceso il robottino che è andato a passare sulla cacca e l'ha sparsa, cosparsa su tutti i pavimenti della casa. Ne sai qualcosa tu? Non sei stato tu? Ma a me sembra proprio di sì. Non è vero che è stata la gatta, sei stato tu, birbante. Tutti gli odori di fuori, ciao amore mio, ciao. Avevo passato una giornata intera per cercare di pulire quel robot, ovviamente senza successo perché non sto a spiegarvi i dettagli, ma credetemi, era irrecuperabile. Quindi sono molto felice adesso di averne un altro, e sperando che non ci sia possibilità per Denver di fare ulteriori danni. Questo ho trovato nella busta di Saint Laurent, c'è il nuovo catalogo della Maison. Oh wow, quanto è bella questa borsa. Questa è la Summer Collection di Anthony Vaccarello. Che meraviglia. Io non amo particolarmente l'animalier, ma quest'abito è stupendo con questa scollatura. Molto belle le borse. Gioielli, wow. Molto dark per essere una collezione estiva, devo dire. Quanto è bella questa, oh mio Dio, questa è la più bella di tutte. Molto molto carina questa collezione, devo dire. Anche se le tonalità veramente molto scure per essere una collezione summer. E a proposito di Saint Laurent, voglio accendere la nostra candela Saint Laurent, quella del famoso video compro la cosa più economica su Saint Laurent. Poi mi avete detto c'erano anche i preservativi a 3 euro, ma io non sono assolutamente riuscita a trovarli, quindi per me era la candela e ne ho già utilizzata più o meno metà, e ragazzi è fantastica. Il profumo si sente veramente tanto anche negli ambienti grandi, quindi la sto amando. Candela accesa e adesso tempo 5-10 minuti e tutta la casa profumerà. Onico tecniche, ho bisogno di voi, ho bisogno di un vostro parere. Perché? Vi spiego, piccolo preambolo, facciamo un riassunto. Scorsa settimana, no, ormai 2 settimane fa, sono andata per l'ennesima volta a fare le unghie in questo salone dove vado da quasi 2 anni, solo che i nail artist cambiano ogni volta e quindi la ragazza con cui mi trovavo benissimo non c'era più, c'era una signora che non avevo mai visto, però insomma mi sono fidata, ragazzi. Mi ha disastrato le mani, voi adesso le vedete dopo 2 settimane che sono state fatte, quindi tutte le ferite che mi ha fatto si sono rimarginate, si sono cicatrizzate, mi ha fatto sangue in 2 punti, senza neanche menzionare il fatto che non avesse i guanti, si stava facendo le sue di unghie, era tutto pieno di polvere delle sue unghie e poi ha iniziato direttamente a
lavorare sulle mie, quindi mischiando veramente questo pulviscolo delle unghie, insomma mi ha fatto veramente uno schifo, ma che poi non era neanche questo il problema è che mi ha fatto male con la fresa e continuava a passarmi sulle pellicine, quindi me le ha praticamente devastate, devastandomi però anche tutto il contorno dell'unghia, perché appunto in due punti mi ha fatto sangue e poi premeva con la mano sporca sul punto dove mi ha ferita, quindi insomma ecco, io sono tornata a casa, mi sono disinfettata le mani perché ero veramente, quindi quello, però ho una domanda. Allora, il fatto che il lavoro sia stato fatto in modo terribile si è capito, perché appunto avevo le mani sanguinanti, le cuticole tutte devastate, la pelle tutta attorno all'unghia completamente devastata, ma quello che mi è successo, che è una cosa che non mi era mai capitata, onestamente non sapevo che fosse possibile, ed è qui che ho bisogno del vostro parere, se ve ne intendete veramente, se fate questo di lavoro o se comunque ve ne intendete, perché io faccio l'acrilico, quindi la pink powder applicata semplicemente sulle mie unghie, non so se questo ha importanza, ma sono mie unghie, non ho l'allungamento. E questa persona è riuscita a farmi un'indentazione, si dice un'indentazione, cioè tipo un segno all'interno dell'unghia che va proprio all'interno. Adesso vi faccio vedere, ovviamente non sarà bellissimo da vedere, ma ho bisogno veramente di un vostro parere, perché non capisco come si è riuscita a fare una cosa del genere. Io mi sono ritrovata a dover spezzare un pochino lo smalto in quel punto perché mi faceva malissimo, sentivo lo smalto che mi stava entrando letteralmente nell'unghia e mi sembrava che fosse, cioè, una sensazione mia. Poi sono andata a rimuovere proprio un pochino, un angolino di smalto in quel punto, ed ho visto che effettivamente c'è il segno che ormai dell'unghia che era entrata praticamente a metà profondità dell'unghia, lasciando appunto questa indentazione. Uno, vorrei capire com'è possibile che succeda una cosa del genere. Due, vorrei capire da voi che cos'è che ha sbagliato e che cosa ne pensate di un lavoro del genere, perché onestamente, a parte che non ci andrò mai più in questo salone, domani vado a provarne uno nuovo che spero sia meglio di questo, ma vorrei sentire appunto da voi, uno, com'è possibile che sia successa questa cosa, cioè cos'è che ha sbagliato, cos'è che ha fatto. Spero che l'unghia mi ritornerà normale, perché adesso fa male, e poi vorrei che giudicaste il suo lavoro, onestamente. Ok ragazzi, sì, le mie unghie sono devastate, ripeto, domani ho un nuovo appuntamento. Per fortuna tutti i punti dove mi aveva fatto sangue si sono appunto rimarginati, si è cicatrizzato tutto, però questo è quello che io vi volevo chiedere, adesso spero si veda, eccolo. Mi spiegate com'è possibile che si sia creata questa indentatura, scusate ma non mi vengono i termini, cioè questo marchio che va proprio all'interno, cioè come ha fatto a spingere lo smalto fino all'interno dell'unghia, perché non so se si riesce a capire, ma questo segno rosso qui è dato dallo smalto che mi è entrato letteralmente nell'unghia e mi faceva malissimo. Quindi poi sono andata semplicemente con le forbicine a spezzare un pezzo di smalto perché dovevo liberare questa parte, cosa che tra l'altro penso stia succedendo anche nelle altre unghie, perché sento questo stesso fastidio dello smalto che mi entra all'interno dell'unghia anche sulle altre unghie, anche qua un pochino, però qui mi faceva veramente veramente tanto male. Quindi giudicate voi, onicotecniche, che razza di lavoro è questo, cioè, ditemi. Ma è possibile che non posso mangiarmi uno yogurt? In santa pace? Denver è pazzo per tutti i latticini. Tutti gli yogurt. E quando apro la confezione impazzisce. Gatto Denver, calmati. Che cosa c'è? Sì, adesso ti do lo yogurt, Denver. Un attimo! Tieni. Un po' di ASMR. E poi
poi quando lo yogurt è finito devo darlo a lui. Ecco qua. Ditemi voi dove l'ho trovato io un gatto così. Mangia i latticini, lo yogurt, la frutta. Cazzo Denver, sei tutto speciale tu. La cosa che mi fa più ridere è quando poi provo con gatta Stellina e lei schifata mi guarda come per dire mangiatela tu sta schifezza. Ho spacchettato, collegato e preparato, cioè messo in carica il nuovo robot aspirapolvere. Non sono riuscita a collegarlo al wifi, cioè nel senso riesco a collegarlo ma non si connette, quindi non ho ben capito, sarà che io con la tecnologia proprio non ci vado d'accordo, quindi sto per il momento lo lascio in carica, poi cercherò di capire con il manuale d'uso, insomma. Adesso mi metterò a lavorare al computer perché ho diverse email a cui devo rispondere. Devo fare un paio di fatture e in più ho una chiamata di lavoro tra un po', quindi a dopo. Quanto è strano che ci sia tutta questa luce alle 9, ragazzi, sono quasi le 21, cioè è bellissimo e questa cosa, nonostante io ormai debba, cioè dovrei esserci abituata, ogni anno mi lascia sorpresa col sorriso stampato in faccia perché è bellissimo, cioè, è veramente veramente bellissimo e inizia a fare buio adesso attorno alle 22, quindi c'è. Infatti non mi rendo mai conto di quanto è tardi perché appunto c'è, è pieno giorno e sono le 21. E questa è la mia cenetta di oggi, la pasta al forno che non vi ho fatto ancora vedere. Tadan, sono rigatoni con pomodoro, mozzarella e basilico. Vado spesso in questa rosticceria vicino casa, hanno cosine buonissime. E sono italiani, naturalmente. Ho scaldato la pasta semplicemente al microonde, stavo guardando Netflix, ma non c'è assolutamente nulla che io possa vedere, perché in realtà abbiamo delle serie TV che ci siamo prefissati di guardare, ma sto aspettando di vederle con il mio fidanzato, e quindi praticamente tutto è off limits. La prima che penso inizieremo a guardare è Alice in Borderland. No spoiler, ve lo dico subito, non spoilerate, ma fatemi sapere se l'avete vista, se vi è piaciuta. Se so che ci sono due stagioni, se ne avete sentito parlare bene o male, ecco, questo fatemi sapere perché noi dobbiamo ancora iniziarla. Ma dal trailer mi sembrava molto 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 interessante, quasi forse un po' mi ricorda Squid Games, che tra l'altro non vedo l'ora che esca la seconda stagione, ce la stanno facendo penare. Quindi mia family, adesso appunto ceno e poi mi metterò subito al montaggio di questo video. Prima di salutarvi però volevo un attimino rispondere a questa mega polemica che si è scatenata su Instagram nel reel che ho fatto in cui facevo vedere la cosa più economica che ho comprato da Saint Laurent, cioè la candela, la famosa candela, lo sapete perché ho fatto anche il video qua su YouTube. Ecco, stesso video l'ho fatto anche su TikTok e su Instagram, e nei reel, cioè in quel reel su Instagram, sto ricevendo un sacco di insulti, soprattutto per la parte, cioè uno perché ho speso 75 euro per una candela, che in realtà per me poi è un costo aziendale e ci guadagno molto di più con i contenuti che faccio perché è il mio lavoro, quindi però molti sembrano non capirlo questo e quindi mi insultano, non che sia giustificato se uno non capisca determinate cose insultare, assolutamente, però penso questo succeda, sia quello che succede. E in più sto ricevendo un sacco di insulti perché in quel video, così come nel video su YouTube, ho menzionato la parola poracci, nel senso, per Saint Laurent, noi che acquistiamo la cosa che costa di meno su tutto il sito con migliaia di cose disponibili, abbiamo preso la cosa più da poracci e quindi, cioè, mi ci metto io per prima, ma è una cosa che dico ovviamente per far ridere, nel senso, per Saint Laurent che vende, che cos'erano, divani da 40.000 euro, bracciali da 50.000 euro, ovviamente la candela da 75 per loro è da poracci, però
è una cosa che dico scherzando, con ironia, cioè non la penso neanche davvero di Saint Laurent questa cosa, ma è ovviamente che si fa per scherzare. Però ovviamente non volevo insultare nessuno, non era mia intenzione insultare nessuno, chi non ha disponibilità economica per comprare una candela da 75 euro o cose del genere, perché ne ho lette di tutti i colori. Volevo fare questa, solo questa piccola precisazione, cioè io faccio video per divertirmi, per farvi divertire, e mi ho letto delle cose talmente brutte che non volevo neanche continuare a leggere per andare a cancellare. Ho chiuso direttamente per farvi capire quant'è grave la situazione. Cioè io rido, ma in realtà è seria, ci sono rimasta. Non voglio sempre lamentarmi nei video, però quando c'è qualcosa che tipo mi preme, cioè vedo che magari può essere passato il messaggio sbagliato, anche se so che in realtà in tanti capite, ma mi sento sempre di non voglio dire di dovermi giustificare, però siccome non ho nulla da nascondere, mi va di fare precisazioni. Ecco, preferisco precisare e far capire come la vedo io, ecco questo. Quindi mia family, adesso ceno e poi mi metterò subito al montaggio di questo video, che appunto così sarà online domani alle 17:30. Qui c'è anche Gata Stellina, che come al solito è molto partecipa molto attivamente nei miei video, cioè zero. Io vi mando un bacio grandissimo, venite qua che vi abbraccio come sempre, forte, forte, forte. E vi aspetto al prossimo video, ragazzi, sono le 9:20 e questa è la luce, assurdo.